Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, buongiorno, buongiorno come tutte le mattine a tutti voi che vi siete svegliati, siete a casa dal ponte. Dai, è che oggi si gioca a Fortnite, ragazzi. In questo video voglio parlarvi di alcune cose interessantissime che forse vi siete persi riguardanti ovviamente Fortnite e il Fortnitemers prima che finisca e non lo rivedremo mai più. Parleremo ragazzi di alcune armi leggendarie gratis ottenibili velocissimamente durante le nostre partite, anche proprio subito all'inizio, un grande metodo. Parleremo ragazzi di alcuni segreti nella lobby e vedremo anche delle modifiche interessantissime relative alla mappa. Vi ricordo ragazzi, prima di iniziare a guardare il video, se vi piacciono i miei video, di lasciare un bel supportone ragazzi, un bel pollicione in su ragazzi, supportate questo canale, mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi e attivate la campanella. Dai raga, che ce la faremo insieme. Vi faccio, prima di iniziare, ovviamente la mia domanda ragazzi, voglio sapere i vostri commenti proprio qui sotto. La domanda è semplicissima: qual è la vostra arma preferita del Fortnitemers? La 6 colpi o la balestra? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ragazzi, che io li leggo tutti, 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 tutti. Quindi subito dentro di prepotenza, ragazzi, e parliamo subito di un segreto relativo al Battle Bus, quindi al bus della battaglia. Come sapete, ragazzi, anche nella scorsa season e per parte di questa season, il nostro bus della battaglia lo potevamo trovare sbrengato vicino a condotti confusi. Quindi c'era un autobus semidistrutto, atterrato, caduto con sopra un paio di chest. Beh ragazzi, se invece adesso andiamo nella parte relativa a dove c'era l'autobus a condotti confusi, non troveremo più nulla. A volte ci sono i chest, a volte non ci sono neanche quelli, possiamo a volte trovare dei drop a terra, ma ragazzi, il nuovo autobus, o meglio la nuova posizione dell'autobus, adesso si trova tra il motel e i passatempi confusi. Come vedete, è molto simile a quello che già conoscevamo. Anche qua possiamo trovare dei chest sopra e del drop, e probabilmente hanno deciso di metterlo qui perché nel trailer del Fortnitemers si vede proprio un autobus che precipita, e questa potrebbe essere assolutamente la posizione corretta. Quindi molto molto divertente trovare l'autobus anche qui. Andiamo avanti ragazzi e parliamo però del nuovo menu della lobby, della nuova schermata presente al momento in cui siamo in lobby. Ragazzi, come vedete, è stata ovviamente dedicata tutta ad Halloween. Ci sono un sacco di cose molto paurose, i ragni giganti, le lapidi, le zucche. Ma se guardiamo con attenzione, dietro ai nostri personaggi, ragazzi, c'è un edificio, una casa che a me personalmente non sembra essere presente nella mappa di gioco di Fortnite e non mi risulta che ci sia neanche in Salva al Mondo. Quindi, ragazzi, è molto molto interessante capire da dove proviene questa casa, perché è stata messa lì. Tra l'altro c'è una piccola curiosità, un piccolo easter egg: se andiamo a zoomare nella finestra, vediamo ragazzi che potrebbe esserci una nuova skin che arriverà ancora nel Fortnitemers, magari con l'update proprio di questa mattina, fra pochissime ore. Come vedete ragazzi, assomiglia tantissimo ad uno degli spaventapasseri che erano stati inseriti nel gioco quando c'era l'evento dei mondiali. Quindi ragazzi, un'altra curiosità molto molto divertente: questi spaventapasseri penso comunque purtroppo che non li rivedremo più. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di un nuovo spawn segreto per i forzieri, ragazzi. Quindi una nuovissima location arrivata dove è possibile trovare un chest che ci aiuterà tantissimo se vogliamo entrare subito in diretta nei fight. Sto parlando ragazzi di Lande Letali, una delle città più belle di questo Fortnitemers. Ci sono davvero tantissime cose interessantissime, e ragazzi, se andiamo
ad ognuna delle due nuovissime torri che hanno deciso di inserire a ovest, a est e a sud, se non ricordo male, di lande letali, possiamo vedere che sotto al tetto, ragazzi, ci sono spesso e volentieri i chest. Ne troverete uno, ma comunque è molto facile che lo troviate e vi aiuterà tantissimo ad avere subito un loot iniziale per poter affrontare alla grande i nemici. Quindi mi raccomando, ragazzi, non dimenticatevi di dargli una bella occhiata. Ma rimaniamo, ragazzi, a lande letali, perché volevo farvi vedere un po' più da vicino alcuni particolari che magari vi sono passati inosservati perché siete super concentrati a giocare di prepotenza. Sto parlando, ragazzi, degli spaventapasseri. Innanzitutto, come vedete, sono davvero, davvero paurosi, ragazzi. Hanno un ghigno malefico e gli occhi rossi, oltre che ad essere messi in alcune posizioni molto, molto particolari, tutti intorno a cerchio, a un orsacchiotto, oppure che si tengono per mano. E non è tutto, ragazzi. Guardiamo bene dall'alto i campi di grano. Come vedete, ce n'è uno in particolare che forma la faccia di Jack Lantern, quindi un personaggio ovviamente inerente ad Halloween. Spesso e volentieri in questo campo di grano potrete trovare ben due chest, ragazzi, che stanno appunto a formare gli occhi della faccia che vi ho appena fatto vedere. Quindi altro loot molto molto veloce che potete recuperarvi qualora approdaste a lande letali. Ultimo sguardo, ragazzi, anche al fienile, o chiamatelo un po', sì, al fienile, lo chiamerei così, quello lungo, dove, ragazzi, ovviamente ci sono un sacco di cose paurose, i ragni giganti, troviamo addirittura un orsacchiotto imbardato nella ragnatela, colori strani, insomma tantissimi elementi che sicuramente mentre giochiamo abbiamo poco tempo per guardare, ma che valeva la pena dargli un'occhiata più da vicino. Ma andiamo avanti, ragazzi, e voglio parlarvi un secondo dei mostri del cubo. È vero, ragazzi, che li abbiamo già visti, stravisti, ci hanno già strarotto le balle. Però, ragazzi, ci sono delle particolarità di questi mostri del cubo che vale la pena sapere. Sappiamo ovviamente che sono differenti tra di loro per grandezza e colore, ma forse non tutti sanno che ogni mostro dà una quantità di shield diversa. Abbiamo, ragazzi, il mostro normale del cubo che, killandolo, ci darà 5 punti shield. Abbiamo, ragazzi, il bruto che, se lo killiamo, ci darà 10 punti shield. Se killiamo invece, ragazzi, un bruto elite, quindi quelli più colorati, più viola accesi, ci darà 15 punti shield. E, ragazzi, se killiamo un mega bruto, quindi il mostro leggendario, otterremo, oltre a un'arma leggendaria, ma non è questa l'arma leggendaria gratis di cui vi ho parlato a inizio video, otterremo 20 punti shield. Quindi ovviamente vi invito a killare sempre i mostri, quelli gialli, perché vi danno appunto un'arma leggendaria molto molto velocemente. E vi invito anche, ragazzi, ad andare con la balestra nelle aree dove ci sono i frammenti del cubo, perché utilizzando la balestra per sparare ai mostri avremo un bonus del 4x di danno, quindi bene o male due colpi e vanno giù. Ma andiamo avanti, ragazzi, e volevo ancora parlare un secondo degli spaventapasseri, perché è vero che li abbiamo visti, ragazzi, a lande letali, ma forse non tutti sanno che sono presenti anche in un'altra area della mappa. Non sappiamo bene perché siano anche lì, ma li possiamo trovare anche nella location della sedia, ragazzi. Se andiamo dove c'è la casa di legno, possiamo trovare alcuni spaventapasseri, ovviamente uguali, col sombrero in testa, meravigliosi, che fanno la guardia alla casa. Anche questa un'altra cosa molto molto curiosa che ci può stare, ragazzi, da dirvi. Ma andiamo avanti, ragazzi, e come vi anticipavo all'inizio, parliamo delle armi leggendarie gratis che potrete ottenere in una maniera estremamente veloce. Per ottenerle, ragazzi, bisogna obbligatoriamente giocare la modalità incubo, quindi non si possono ottenere nella modalità squad normale o nella modalità domina la discoteca. Il mio consiglio, ragazzi, è quello di approdare vicino alle aree corrotte, di cercare, ragazzi, un frammento del cubo gigante e di distruggerlo il più velocemente possibile.
Ragazzi, io ho provato 3 volte in una unica partita, ha funzionato tutte e 3 le volte, non può essere un caso. Oltre ai mostri leggendari del cubo, se distruggiamo i frammenti più grossi del cubo, potremo ottenere quasi sempre un'arma leggendaria. Quindi ragazzi, davvero grandissima la quantità di armi leggendarie che possiamo ottenere in questa modalità incubo. Forse non tutti se ne erano ancora accorti. E per chiudere ragazzi, volevo parlare 2 secondi del nuovo bus della battaglia, l'autobus appunto addobbato ad Halloween. Tutti lo vediamo sempre in volo quando ci buttiamo, ma pochi lo guardano più da vicino, e volevo farvi notare un paio di cose interessanti, a parte che è veramente bellissimo. Ma se andiamo qua ragazzi, c'è le GG Batteries, quindi ragazzi, le nuove batterie che servono per far funzionare tutto l'ambaradam dell'autobus. Ma un'altra cosa molto curiosa la troviamo invece sul parafango davanti. Cambia ragazzi l'adesivo che prima era presente nell'autobus normale, e troviamo invece la faccia dell'orsetto rosa, sempre molto spaventosa, che dice free hugs, quindi vorrebbe dire abbracci gratis. E per terminare ragazzi, se invece andiamo nel parafango dietro, troviamo un altro adesivo che cita Greasy Grove or Bust, molto molto figo e divertente. Beh ragazzi, io spero che queste curiosità segreti vi siano piaciuti. Mi raccomando, un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Noi ci vediamo fra un'oretta in live. Ciao!